Prima di siglare il patto, il ministro Piantedosi ha confermato che l'Italia è pronta a inviare aiuti alla Turchia, dice le squadre dei Vigili del Fuoco sono pronte. E un altro tema di carattere nazionale che è stato affrontato è quello dell'attacco degli hacker. Ha detto non abbiamo subito danni gravi o permanenti, ma certamente questo attacco ci convince a rafforzare i sistemi di tutela informatica. E poi le questioni locali, firmato un patto sulla sicurezza urbana, qui la mafia violenta si è saldata con la mafia dei colletti bianchi, ha detto il ministro, il dato delle denunce di chi subisce intimidazioni o ricatti è sottodimensionato rispetto al fenomeno reale e invece potete fidarvi della squadra dello Stato, ha detto il ministro, ha affrontato diversi temi, per esempio sulle forze di polizia accelereremo lo sblocco del turnover e poi ha parlato anche di caporalato e dei tanti troppi ghetti dei migranti, sentiamo e poi linea allo studio. Chiaro che l'azione che dovrà fare il governo e lo Stato sarà quella di creare le condizioni perché ci sia un prosciugamento nel tempo, prima perché non è dignitoso che si viva in quelle condizioni, seconda cosa perché molto spesso, è inutile negarcelo, intorno alle presenze in questi centri ruotano fenomeni come quelli del caporalato, del vero e proprio sfruttamento del lavoro, che noi riteniamo essere uno dei motivi per cui taluni insomma, piace un'immigrazione senza regole per fornire quindi opportunità di nuove schiavitù